fiabe da narrare. Decameron 2020. Oggi, 11 marzo. In un villaggio viveva un vecchio molto povero, ma persino i re erano gelosi di lui perché aveva un bellissimo cavallo bianco. Non si era mai visto un cavallo di una simile bellezza, una forza, una maestosità. I re offrivano prezzi favolosi per quel cavallo, ma l'uomo diceva a tutti: «Questo cavallo non è un animale per me, è come una persona. E come si può vendere una persona, un amico?» L'uomo era povero, la tentazione era forte, ma non volle mai vendere il cavallo. Un mattino scoprì che il cavallo non era più nella stalla. L'intero villaggio accorse e tutti dissero: «Vecchio sciocco, lo sapevamo che un giorno o l'altro ti avrebbero rubato il cavallo. Sarebbe stato molto meglio venderlo, potevi ottenere il prezzo che volevi e adesso il cavallo non c'è più, che disgrazia!» Il vecchio disse: «Non correte troppo, dite semplicemente che il cavallo non è più nella mia stalla. Il fatto è tutto qui, il resto è solo giudizio. Se sia una disgrazia o meno non lo so, perché questo è solo un frammento. Chissà cosa succederà in seguito». Ma la gente rideva, aveva sempre saputo che era un po' matto. Dopo 15 giorni, una notte, all'improvviso, il cavallo ritornò. Non era stato rubato, era semplicemente fuggito. Era andato nelle praterie. Ora non solo era tornato, ma aveva riportato con sé una dozzina di cavalli selvaggi. La gente di nuovo accorse e disse: «Vecchio, avevi ragione tu, quella non era una disgrazia. In effetti si è rivelata una fortuna». Il vecchio disse: «Di nuovo state correndo troppo. Dite semplicemente che il cavallo è tornato, portando con sé una dozzina di altri cavalli. Chissà se è una fortuna oppure no. È solo un frammento. Fino a quando non si conosce tutta la storia, come si fa a dirlo? Voi leggete solo una parola in un'intera frase. Come potete giudicare tutto il libro?» Questa volta la gente non poteva dire nulla. Magari il vecchio aveva ragione di nuovo. Non parlavano, ma nell'intimo sapevano bene che il vecchio aveva torto. 12 bellissimi cavalli, bastava domarli e poi si potevano vendere per una bella somma. Il vecchio aveva un unico figlio, un giovane che iniziò a domare cavalli selvaggi e dopo una sola settimana cadde da cavallo e si ruppe le gambe. Di nuovo la gente accorse dicendo: «Hai dimostrato un'altra volta di avere ragione. Non era una fortuna, ma una disgrazia. Il tuo unico figlio ha perso l'uso delle gambe ed era l'unico sostegno della tua vecchiaia. Ora sei più povero che mai». «Sempre a dare giudizi», disse il vecchio, «è un'ossessione. Non correte troppo. Dite solo che mio figlio si è rotto le gambe. Chissà se è una disgrazia o una fortuna. È ancora un frammento, non ne sappiamo mai di più». Accadde che qualche settimana dopo il paese entrò in guerra e tutti i giovani del villaggio furono reclutati a forza. Solo il figlio del vecchio fu lasciato a casa perché era storpio. La gente piangeva e si lamentava. Da ogni casa tutti i giovani erano stati arruolati a forza e tutti sapevano che la maggior parte non sarebbe mai più tornata, perché era una guerra persa in partenza. I nemici erano troppo potenti. Di nuovo gli abitanti del villaggio andarono dal vecchio e gli dissero: «Avevi ragione, vecchio, la tua è stata una fortuna. Forse il tuo figlio rimarrà uno storpio, ma almeno è ancora con te. I nostri figli se ne sono andati, per sempre. Almeno lui è ancora vivo, a poco ricomincerà a camminare, magari solo zoppicando un po'». Il vecchio di nuovo disse: «Continuate sempre a giudicare. Dite solo che i vostri figli sono stati obbligati a partire per la guerra e mio figlio no. Chi lo sa se è una fortuna o una disgrazia? Nessuno lo può sapere veramente. Solo Dio lo sa, solo la totalità lo può sapere. Non giudicare, altrimenti non sarai mai unito alla totalità. Sarai ossessionato dai frammenti. Vorrai trarre delle conclusioni basandoti solo su dei particolari. Una volta che hai espresso un giudizio, hai smesso di crescere. Di fatto il viaggio non finisce mai, un sentiero finisce e ne inizia un altro, una porta si chiude e un'altra se ne apre». Citazione del giorno: se fosse stato un terremoto, una buona scossa e non se ne parlava più. Si contano i vivi, i morti e il gioco è fatto. Ma questa porcheria epidemia, anche coloro che non l'hanno, la portano nel cuore. Albert Camus.
Sulle note di questo medley, Dette Azienda e Simon & Garfunkel, vi do appuntamento domani e vi auguro una buona serata dal vostro grasso barista ancora disoccupato. Quando torna in domo tue, in sa cara de Madonna, vado un'ombra indecifrabile, un mistero indefinibile, tutto un mondo che non conosco, dai Zeus de Soso Grostuos, tu e non sei Maria, su silenzio casa tua. Queste due mamma una, est una calma che mi assusta da, che mi fa che de più fragile, un tormento che mi serra su sentimento, in coro meu, tu e non sei. Maria, and in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share, and no one dare disturb the sound of silence. Fools that I did not know, silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. That I might reach out to you. But my words, like silent raindrops, fell and echoed in the wells of silence. And people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed its warning in the words that it was forming. And the sign said, the words of the prophets are written on the subway walls and tenement halls and whispered in the sound of silence.